Con le mie piccole mani da elfo vi stritolerò la testa. Dove diavolo siamo finiti? Vabbè Vegas, lo faccio per te. Tutta questa fatica non vedo neanche la fine. Lasciate stare Babbo Natale. Ce l'abbiamo fatta! Anche quest'anno siamo riusciti ad arrivare a Natale. Bene ragazzi, questo è Happy e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft Mini Games. Ho aspettato non so quanto perché questo dannatissimo minigioco fosse finalmente rilasciato e mi auguro con tutto il cuore che sia carino. Qualcuno ha rubato tutti i regali di Natale. Aiuta Santa Claus a ritrovarli e a portarli sulla slitta. Tutte le renne! Blitzen, Donner, Cupid, Comet, Vixen, Pancher, Dasher, Dancer. Sì, ma ne manca una. Dov'è Rudolf? Avete visto il video di ieri di Mates in Minecraft? Quello speciale di Natale. Andate a vederlo perché è veramente figo. E già che ci sono, ne approfitto per dirvi che il 28 mattina alle 10 in punto sul canale dei Mates inizierà la live di 36 ore. Segui gli ornamenti negli alberi per trovare i regali. Stai attento perché ci sono dei mostri. Ragazzi, dove siete? Mi sento un pochino da solo in questo momento. Sono qua i mostri, lascia stare mio amico. Mi sa che sono tutti quanti in miniera alla ricerca dei regali per Babbo. In cosa consistono i regali? Perché non posso spaccare nulla. Dobbiamo fare il parkour in mezzo alla lava, guarda che è pericoloso. Aiuto, non posso stare qua da solo. Hanno buttato uno nella lava, no, è morto. A Natale siamo tutti più buoni, perché l'avete ucciso? Quanta gente c'è qui, aiutatemi. Vogliono rubare il Natale, fermate tutti quanti. Se qualcuno potesse darmi una spiegazione in più. Ecco, well done, follow Santa. Vai vai, tira le renne. Tutta sta fatica per 4 regali. Io volevo un pochino più di azione. Vai pure con calma Santa Claus. Tanto il Natale non era nemmeno stanotte. Però sei leggermente in ritardo. Mi sa che stavolta tocca ai ragni. Io ve lo dico tranquillamente, se questo minigioco non mi soddisfa andiamo a fare un mixed generale. Lasciate stare i miei amici elfi. Ho poca vita, qualcuno mi aiuti. Non posso fare tutto da solo però. Questi qui si stanno ignorando. Ci sarà un ingresso alla zona dei regali o dobbiamo andare completamente a caso? No, sono attaccato alla slitta, aiuto. Dovevo andare a destra. C'è un regalo, come caspita lo raggiungo? È un labirinto ghiacciato. Ce l'ho fatta? Dimmi di sì, ti prego. No, per un pelo. Dobbiamo trovare un passaggio per raggiungere il regalo sotto il ghiaccio. Probabilmente non riuscite a vedere niente, sai? Dovrebbe essere questa però la strada giusta. Può salire? Sì, c'è un salto. E da qui dove caspita vado? Mi sono perso. Qualcuno è riuscito a trovare la strada giusta, quindi stiamo andando direttamente alla prossima zona. Boom, esplosione nucleare, è caduto il soffitto. Attenti, raga. Stavolta posso capire dove caspita devo andare prima degli altri, così servo a qualcosa. You shall not pass! Dobbiamo spaccare, rimuovere l'impedimento per la slitta ed evitare di morire dai ragni. Mi darò da fare, sono un super scavatore. Mio padre era una talpa. Papà Vegas, lo faccio per te. Lo faccio per Papà Vegas e la stirpe dei minatori. Tipo quando nel vecchio West facevano, non lo so, gli agguati ai treni. Hanno spento il ponte magico di Babbo Natale, che cade ovviamente sulle spine glaciali. Mi sa che dobbiamo proteggere queste torri finché morte non ci separi. Questa cosa mi riesce molto bene, difendermi dalle ondate degli zombie. Io sono nato per questo. Oh mio Dio, ci sono anche i gas, attento. Ci penso io a quello là sopra, tranquilli ragazzi. Come faccio ad ucciderlo però? Passata. Stanno bombardando la torre. Arrivano anche pigmen a profusione. Oh mio Dio, no, l'avevo colpita. Il fatto è che le hitbox delle palle di fuoco sono sempre stranissime. È morto. Devo aiutare a salvare l'altro che non ce la fanno mica. Oh, ma io sono in mezzo ai mostri. Ma perché? È saltata una delle due torri di Babbo Natale. Se cade pure quella abbiamo perso. Abbiamo vinto? No. Hanno vinto i mostri. Tutta questa fatica, non vedo neanche la fine. Cosa cavolo sta succedendo in questa lobby? Mi state facendo esplodere il cervello. Ciao piccoli elfi, prenderemo il vostro posto. Aiuteremo Santa Claus a portare il Natale a termine. So che non è una gara, ma anche io voglio dare il mio contributo, ovviamente. Dobbiamo per forza andarci con il parkour. Sono nato con il parkour, nessuno potrà battermi nel parkour. Eccolo là il regalo. Prendilo, 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 prendilo. Preso, preso, preso. Tranquilli, tranquilli, ce l'ho fatta. Oh mio Dio, quanti ladri del Natale, troppi. Meno male hanno avuto la buona idea di non mettere degli archi in mano a questi scheletri, ma delle spade. Ce ne sono ovviamente ancora, ma se non sbaglio dobbiamo tornare indietro perché si apre un'altra zona col cancello. Help, sto per morire. Aspettatemi, non lasciatemi qui. Sono anche un aiutante di Babbo Natale. Ma si può salire a cavallo? Come hanno fatto? Caro Babbo Natale, vorrei esprimere un desiderio. Quanto arrivano i 3 milioni di iscritti? Devo assolutamente trovare la strada nel labirinto. È una questione di vita o di morte. Prima abbiamo girato subito dall'altra parte. Stavolta voglio provare ad andare di qui, in queste piccole stradine che secondo me portano
suono dove voglio io. Non è vero, ho sbagliato, ho seguito sto tipo. Qui sotto sarebbe fin troppo semplice, quindi non credetegli mai. Che mi pare di aver capito che i livelli tra l'altro cambiano. Nessuno riesce ad arrivare a questo regalo, è assurdo. Si deve passare necessariamente da laggiù in fondo. Come ci arrivo? Non c'è una strada libera per laggiù. Niente, anche lui è tornato indietro perché sono finito nello stesso punto di prima. Ce l'hanno fatta. Io mi meraviglio di questa cosa perché, cioè, tutti quanti eravamo bloccati. Chissà cosa succederà mai adesso. Sarebbe un peccato se della TNT facesse cadere il soffitto e bloccasse la strada alla slitta di Babbo Natale. Oh, che noia, che barba, che barba, che noia. Sto nel mezzo alla mischia così non rischio di essere picchiato dai ragni che non c'ho voglia. È arrivata la sfida, quella difficile. Ci penso io ai Ghast. Voi fatevi gli affari vostri. Dobbiamo proteggere le torri in modo tale che il ponte si generi. E se si genera possiamo attraversarlo e andare avanti con la missione. Che secondo me c'è ancora qualcosa per andare avanti. Eccoci lì. Ecco, bravissimi. Uno è morto già. Che benessere. Prendete la palla di fuoco. L'hanno mancata. Vado di là. Provo a vedere se riesco a dare una mano dalla terra. Fermo io, tranquilli. A me non mi picchia nessuno. Non so per quale motivo. Stavo zitto, era meglio. Prendila, prendila. La salva il portierone. Gigi Buffepni. Vai così. Non avrete mai il nostro albero di Natale. In realtà è una fottutissima torre e basta. Devo prenderle tutte io. Questa la fermiamo. E via, rimandala al mittente. Lo stanno spingendo sempre più in alto. No, me l'hanno spostato. Ma dai, che sta succedendo? Perché la torre qua dietro non c'è più? Aiuto. Non so come funziona, raga. Non so come fermarlo. Lasciate stare Babbo Natale. Raga, stanno attaccando tutti Babbo Natale. Come si fa? Devo scendere e aiutarlo. Esplodete, non mi rompete i coglioni. Sono morto per salvare il Natale. No. No, che bello che era. No, che stupido quello laggiù. Mi hanno cacciato. No, non saprò mai come va a finire. Non ci sto credendo. Me l'hanno fatta apposta. Perché c'è una mucca che va a giro su un cavallo? Questa volta devo essere in assoluto il primo che raggiunge i regali. È una questione personale. The King of Parkour, baby. Mamma mia. E mamma mia, Stepney. Guarda chi c'è. Ammazzalo. Aia. No, c'è un ladro. C'è un ladro schifoso. Uccideteli tutti e scappiamo. Qui non dovrebbero riuscire a prendermi. Siamo in mezzo alla lava. Secondo me dobbiamo fare il parkour all'interno della foresta. Salire in cima agli alberi. E in cima all'albero lo trovi. Anche se teoricamente i regali stanno in fondo all'albero. Però non so che concezione abbiano del Natale sti qua. Vedete il raggio luminoso? Dovrebbe essere proprio lì il regalo. Vado a prenderlo. Ci proviamo perlomeno. Per farlo in tempistiche più veloci, l'unico modo è davvero dividersi. Se no, sto da poche parti. Se la gente mi salta davanti, non vedo. Sembrerebbe esserci una strada in mezzo a quest'albero, ma io sto improvvisando. Tutto nelle vostre mani, ragazzi. Addirittura in cima alla montagnola. Sbrigatevi. Ce l'hanno fatta, bravi. Ennesimo tentativo di recuperarlo. Però stavolta vado a prendere quello lì in mezzo alla foresta. L'arguta foresta dei ragni a otto zampe. Non credo che i ragni ne abbiano di più o di meno. Credo che ne abbiano otto e basta. E si va in tasca a tutti quanti. Steppi è già arrivato. Sì, i regali di Natale io ho preso senza di voi. Oh, lei. Ma non si possono prendere tutti la stessa persona. Vanno divisi, non lo sapevo. Potete anche andarvene da qui, ragazzi, invece di morirci. I ragni non servono più a nulla. Bravissimi, fate voi. Sono tipo i vecchini ai cantieri con le mani dietro la schiena che guardano. Allora, sì, dovete spaccare tutta la fila quella centrale. Mi raccomando, datevi da fare. Vi aiuterò con l'arco, su via. Siete un po' troppo viziati però, eh. I vostri tempi, io ero lì in mezzo a spaccare a diritto. Stavolta, mi raccomando, non facciamoci esplodere dei creeper addosso. Perché non è una cosa positiva. Non fategli toccare le torri. Oh, guarda, un paio di Ghast. Ti piacerebbe, bello. No, 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 no. È andata a diritto quella, mannaggia. Nessuno potrà colpire questa torre. Ma non è vero. Morto uno, no, è rinato. Per quale motivo? Spara la tua pallina e la leviamo di mezzo. Mi state cercando di prendere in giro? Lo fanno apposta, io lo colpisco. Muori. È andato giù? No, è ancora lì, aiuto. Guarda, è fregatura, no. Babbo Natale, lasciate stare Babbo Natale. Ne va della vostra vita e della nostra vita soprattutto. Non toccate Babbo Natale, vi metto le mani addosso. Con le mie piccole mani da elfo vi stritolerò la testa. Attenti ai creeper, sono la cosa più pericolosa in assoluto. I pigmen pure. E l'accidenti, no, 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 no. Oh, aiuto. Raga, venite ad aiutarmi, sono da solo praticamente. Lasciate stare Babbo Natale. A costo di perdere la mia vita ti aiuterò fino alla fine. O la vita o la morte. Ce l'ho fatta. Sì, vi ho detto che questo è l'ultimo tentativo per la realizzazione di questo video, quindi speriamo che vada tutto bene. Pure fighissimo, tra l'altro, il ponte colore arcobaleno, mi piace un sacco. Perché la gente spara di sotto? Come se ci fosse da prendere qualcosa. Io sto qui con Babbo Natale che non mi fido. Ma non è l'ultimo livello, sicuramente ci sarà da battere qualche altro boss. Siamo rimasti solamente in 6 persone però, a differenza dell'inizio che eravamo tipo 20. Dividiamoci, io vado di qua verso sinistra. Accidenti. Cosa fanno questi cosi secondo voi? Ammazzano le persone? Arrivano dei pupazzi di neve a manetta in faccia alla gente che si generano qua giù in fondo. Evitiamoli bellamente in questo modo qua, in modo tale che non possano farci del male. Ah! 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 No, 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 no,
No, mio Dio. Noi dobbiamo andare dritti. Quando vediamo però che c'è un blocco, dobbiamo uccidere. Se no non passiamo, vedi, mi buttai sotto. Anche i miei compagni però mi devono seguire, se no non so come fare da solo. Slalom, baby, si muovono. Non è giusto. Ma tutto bene, andrà tutto bene, ci sono, tranquilli. Eccomi, amico, sono arrivato. Due presi, ne mancano due che sono dalla parte opposta, andiamo. Di là invece hanno fatto un percorso di parkour. Mi sa che gli deve piacere il parkour a sti qua. Perché c'è una scalinata che ci aiuta così tanto però? O è una finta scalinata per farti credere che qualcuno ti stia aiutando, invece non ti sta aiutando nessuno? Oh mio Dio, si levano. Ne manca ancora uno. Che caspita ci arriva. È a tempo, raga. Se non riesci a farlo per tempo, si distrugge. Ma è una cosa completamente fuori di testa. Dobbiamo essere pronti, precisi, adesso. Tutti insieme, ragazzi. È tipo una corsa. Siamo una squadra. Andiamo. Molto bene. Questo era il più difficile insieme a questo qua. Se ce l'abbiamo fatta fare quello, abbiamo vinto. Ce l'abbiamo fatta per forza. Sì, sì, siamo in cima. Ne manca solamente uno. Il Natale sarà ufficialmente salvato. Vai. Bam. Che caspita. Questo è davvero il boss finale. Tuoni, lampi. Il Natale di solito nevica. È bello, c'è il sole. Dove diavolo siamo finiti? Jeepers Creepers is the Pumpkin King Castle. Sa che c'è da uccidere un boss, ragazzi. Non vorrei dire una cavolata. Il re zucca del castello. È lui che ha rubato tutti quanti i regali dei bambini del mondo. Sembra particolarmente pericoloso. Fa prendere fuoco il pavimento. Non vorrei dire una scemenza, ma oltre a tirare TNT non si può colpire con un arco. Vedete, raga? Oh, no. Perché dobbiamo distruggere zucche. Attenti a TNT, raga! Esplode tutto. Prima o poi capiremo come fare. Tutti vengono respinti e mandati indietro. Non puoi fargli danno, ha scritto un tipo. Devi aspettare. Ok, aspettiamo. Ha buttato fuori degli zombie. Mi sa che dobbiamo uccidere gli zombie e poi potremo colpire lui. I zombie hanno tutti quanti un'arma però, e questo è il problema. Vabbè, tutti morti. Smetti di cagare zombie a giro. Cosa sei? La gallina dagli zombie d'oro? Ehi, no. Va a finire male, me lo sento. Che cos'è sta gente? Ah, aiuto! Attenti, raga, attenti al fuoco. No! No. Compagni d'avventura, non possiamo perdere il minigioco del Natale. Guarda, è incolpibile. Cioè, è al centro, ma vola. Vi prego, vi devo tutto, altrimenti devo farne un'altra. E non voglio. È Natale anche per me. Voglio andare a mangiare, a vincere la tombola, a battere tutti quanti. Soprattutto ad aprire i regali. No, è giù. Spade di diamanti. È sempre più potente. Siete rimasti solamente in due, ragazzi. Non so come farete. Vi auguro più fortuna possibile. Io sono stato shottato in un colpo solo. Purtroppo siamo rimasti davvero in troppi pochi. Cioè, non so se avete visto, quella sopra è la vita del boss. Non so che dire, ultimo tentativo e ci proviamo a mettere solo la parte finale. Qua mi tocca lavorare, eh? Mannaggia, se non muoio prima. No, vaffanculo, non mi frega niente del Natale che si è rovinato. Mi interessa. Cari amici, non c'è stato verso. I mob hanno rovinato praticamente Natale. Basta mandarmi messaggi. Spero che vi sia piaciuto. Se questo vi raccomando, spolliciate, commentate, condividete, passate un buon Natale con le vostre famiglie. Aprite tutti quanti i regali, mangiate, abbuffatevi e siate buoni. Noi ci vediamo nel prossimo video. Qua sempre è tutto. Basta. Ciao. Ma guarda te, se io mi devo logorare il fegato per il Natale solo perché è di colore rosso. Basta, troppo rosso.